Fatti Italiani incontra la professoressa Maria Cristina Bandera in occasione di Giorgio Morandi, una retrospettiva al Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Professoressa Bandera, buongiorno. Buongiorno, sì, la mostra è una mostra che vuole essere importante, che vuole presentare un grande artista a Bruxelles, nel cuore dell'Europa, anche per dimostrare come veramente con la cultura si può davvero tessere una grande rete di rapporti internazionali. E in questo senso Giorgio Morandi, l'artista che è nato a Bologna nel 1890 e che ha percorso una lunga traiettoria artistica fino al 1964, di fatto rimanendo sempre a Bologna, ma con molte porte culturali spalancate sulla pittura dell'Europa, di fatti artistici più lontani o più vicino a lui, è veramente è diventato non solo un grande artista italiano, da bolognese che era inizialmente, un grande artista d'Europa, come è stato celebrato solo 20 anni fa proprio a Bruxelles, a un artista a cui fanno riferimento oggi grandi figure di letterati, di pittori, così che la sua pittura oggi è vista come un punto di partenza da cui partire, tanto da fare di Morandi e della sua pittura un grande pittore a livello universale. Professoressa Bandera, se volessimo provare a spiegare a un pubblico non di specialisti l'importanza di Morandi? Io mi auguro che questa mostra sia veramente in grado di farlo. Morandi ha toccato nella sua vita, o meglio, ha affrontato in maniera quasi ossessiva sempre solo gli stessi temi: i paesaggi, la natura morta e i fiori. E in questo senso la mostra ha una sequenza che è proprio tematica e cronologica. La mostra però si sforza anche di far intendere i minimi passaggi, le variazioni all'interno di uno stesso tema, di un medesimo soggetto. Vale a dire, noi troveremo in mostra ripetuti delle medesime angolature di paesaggio, degli oggetti di nature morte che si ripetono o dei bouquet di fiori apparentemente simili, ma simili davvero solo in apparenza, perché il loro accostamento in mostra permetterà, mi auguro almeno, di far comprendere il processo creativo di Morandi. Processo creativo che in qualche modo mette in secondo piano il soggetto rappresentato. Assolutamente, perché nella pittura di Morandi non c'è nulla di naturalistico, è veramente un processo mentale, è l'artista che rielabora e soprattutto la ferma volontà di Morandi di mettere in atto quello che era il suo credo pittorico, raggiungere l'essenza. Così prenderà degli oggetti quotidiani, spogliati di naturalismo, ma che servono solo per una messa in scena, una mise en place, come dicono i francesi, di questi oggetti, le bottiglie, le famose bottiglie di Morandi, per cui a un pubblico meno colto di solito, come dire, si fa riferimento come il pittore delle bottiglie, ma che sono solo degli elementi per scandire lo spazio in verticale, tanto che le sue bottiglie poi non sono di vetro trasparenti, ma sono, come dire, ricoperte di una pasta cromatica spessa di gesso, proprio da che le fanno assurgere a elementi architettonici importanti. Non a caso un artista, un regista come Frank Pollack ha messo a confronto le nature morte di Morandi con le architetture di Frank Gehry. Questo ripetere quasi ossessivamente lo stesso soggetto, quindi in qualche modo è una ricerca di semplificazione sempre maggiore, un cammino sempre verso quello che è essenziale. Assolutamente, è veramente
per usare un termine che si addice a un pittore più dei nostri giorni, un costante work in progress, fino a una spogliazione delle ultime nature morte che si rimpiccioliscono di formato, sia nel telaio che negli oggetti, di una pittura che diventa sempre più smaterializzata, sempre più semplificata, proprio sempre più verso l'essenza. Quindi è una pittura fra il figurativo e l'astratto, non è pittura figurativa, pittura astratta. Vorrei dire che non è l'ultimo rappresentante della pittura figurativa, anche se la sua pittura parte da Cézanne, parte da una figura figurativa, ma piuttosto che ci fa comprendere la crisi della pittura. La sua pittura è fatta di contorni incerti, di grande ricchezza però della materia pittorica, riflette il senso di inquietudine anche dei nostri giorni, ed è per questo che veramente diventa un pittore attuale. Anche i suoi paesaggi sono appunto spogliati di naturalismo, sono semplificati nella struttura geometrica, le sue case sono case senza porte, senza finestre, sono delle case cieche che veramente negli ultimi opere appunto verso la sua maturità vanno veramente ad assemblarsi alle forme geometriche delle nature morte, quindi è un work in progress che intreccia i temi della sua pittura, i paesaggi appunto, le nature morte. Sono molti anni che lei si occupa di Morandi, questa mostra, che è una grande mostra per il quantitativo di opere e l'importanza delle opere stesse, è stata per lei occasione di qualche scoperta? È stata oggetto sempre di meditazione sull'opera di Morandi, di accostamenti nuovi, per esempio proprio andando nel Belgio, in una zona limitrofa con le Fiandre, ho potuto anche rimeditare la pittura di Morandi anche nei suoi confronti, esperienze che sono sempre però rielaborate, non fa mai dei d'après Morandi, ma la sua attenzione per esempio per Vermeer. C'è un grande paesaggio con un cortile di Via Fondazza, uno dei temi dei paesaggi di Morandi, che sono quelli di Appennino Bognesi, ma quelli del cortile che lui vedeva dalla sua casa, in cui veramente abbiamo una struttura affine, non dico mai simile, perché appunto sono due pittori di forte autonomia con Vermeer, e ho ritrovato in questo senso degli appunti di Roberto Longhi, il grande storico dell'arte italiano, grande amico e sodale di Morandi, il primo che ha decretato la grandezza di Morandi già nel 1934 dalla sua cattedra universitaria a Bologna, eleggendolo uno dei grandi pittori italiani, in cui ricordava come appunto Giorgio Morandi conoscesse e guardasse attentamente alla pittura di Vermeer, talora con due mostre che sono state fatte in Italia nel 1954 e nel 1956, e soprattutto anche attraverso le fotografie, molto spesso in bianco e nero. Da conoscitrice attenta dell'opera di Morandi, lei ritiene che il mondo di Morandi, di questo artista, sia completamente esplorato? È un pittore estremamente attuale, e quindi c'è un modo di vedere Morandi che è indubbiamente dei nostri giorni, ma naturalmente con angolature differenti. Io lo posso fare da storica dell'arte, però Luc Toymans, il grande artista belga a cui ho chiesto di concludere la mostra di Morandi, lo fa da pittore. Bernardo Bertolucci ha fatto una lettura di Morandi di poche battute, acutissima, decretando come Morandi sia un po' come un racconto di Borges, l'Aleph, un punto da cui spiare l'infinito. Ma Don DeLillo, il grande scrittore americano, ha visto nelle nature morte di Morandi quasi le Twin Towers dopo la grande tragedia americana, per cui davvero Morandi è un grande artista ad oggi che si presta a una rilettura che è un punto di partenza da cui partire per gli artisti dei nostri giorni. Professoressa Bandera, spogliandosi per un attimo, per quanto possibile, sì, delle vesti di curatrice ed esperta di Morandi, davanti ai quadri di Morandi come persona, sì,
Beh, credo che posso dire che si prova una grande emozione ed è quello che vorrei che anche provassero tutte le persone che si pongono in dialogo diretto con l'opera di Morandi, ma vorrei in questa mostra con ciascuna opera di Morandi. È un dialogo silenzioso, è un dialogo interiore e credo molto coinvolgente. E quindi anche una lezione etica per questi tempi rumorosi. Assolutamente una lezione etica. Allora posso dire che il recensore del New Yorker al Metropolitan, la mostra che ho curato nel 2008, ha esordito dicendo, e credo che sia vero, che tutti noi dovrebbero possedere un'opera di Morandi come palestra quotidiana, come esercizio per l'occhio, la mente e l'anima. Professoressa Bandera, grazie. Credo che questo sia, perché di Morandi si può parlare come dire, all'infinito, ma ci sono tutti questi aspetti che sono molto, molto attuali e molto coinvolgenti. Grazie. Grazie.